Carlo Garzo, siamo pronti per l'esordio in casa contro la Marcianise, che viene da tre ottimi risultati nelle prime tre uscite. Loro sono praticamente quasi tutti al completo, tranne Sparco, però in più ci avranno il giovane Gerardi, che si è aggregato da poco alla squadra. E il metapontino invece? Io sono abituato a guardare quelli che ho a disposizione. Domenica Nardò, quelli che sono entrati ci hanno dato una grossa mano, quindi per me sono sempre tutto allo stesso livello. In questo campionato sono importanti le motivazioni, quelli che ho a disposizione sono molto motivati e ci siamo allenati per bene in questa settimana per cercare di fare una bella figura in casa, all'esordio in casa, e cercare di vincere la partita. Perfetto. Vi aspettate parecchia affluenza di pubblico, ecco, c'è stata parecchia pubblicità anche da parte dell'amministrazione di Policoro, invitavano i cittadini, ecco, a venire al campo. Beh, è normale, che io penso che a Policoro torna la Serie D dopo parecchi anni. Sì. È un campionato importantissimo, è un girone bello, affascinante. Io penso e spero che il pubblico e i tifosi ci diano una mano. È sempre bello giocare davanti ai propri sostenitori, però più che invitarli a venire a darci mano non possiamo fare. È normale che noi dobbiamo pensare, a prescindere dal pubblico se viene numeroso o no, a pensare a giocare sul campo e cercare di vincere la partita senza rischiare niente.